Eccoci qua per la terza parte della nostra trasmissione di approfondimento, trasmissione su Tor TV. Siamo arrivati alla terza puntata e dopo aver preso in esame nelle prime due parti quello che è successo, cerchiamo di capire che cosa è accaduto in questa settimana di allenamenti e ovviamente chi meglio di lui, Stefano Vanoncini, ci può anticipare, anzi ci può raccontare come sono andati gli allenamenti. Gli allenamenti si stanno sviluppando bene, abbiamo inserito questa settimana nel gruppo di allenamento Jakob Kudlacek, che è un giocatore che è venuto a darci una mano per allenarci, un giocatore che stiamo comunque valutando perché è chiaro che dobbiamo guardare a tutte le opportunità che il mercato ci offre. È un playmaker di passaporto cecoslovacco, di passato cestistico italiano, cresciuto nel grande vivaio di Reggio Emilia. È un giocatore che coach Recalcati conosce bene perché l'ha già avuto a Varese e quindi stiamo valutando questa opportunità. In questa settimana è venuto a darci una mano per gli allenamenti e questo ci aiuta molto perché ovviamente riusciamo a tamponare eventuali necessità di dare la mezza giornata di recupero a qualche giocatore un po' acciaccato che effettivamente abbiamo. Quindi fino adesso ci siamo allenati con buon ritmo, visto che ci aspetta una partita sicuramente molto impegnativa come la trasferta di Avellino. A questo punto, dato che lo hai anticipato, hai sfiorato l'argomento, dacci anche il bollettino sulle condizioni fisiche dei ragazzi. Sì, come ti dicevo, abbiamo qualche acciacco, in settimana c'è stato qualche acciacco, insomma, voglio dire, Skin e il suo ginocchio diciamo sono stati come sempre un po' protagonisti degli allenamenti. Anche Zeliko Sakic ha avuto bisogno di un po' di recupero, Josh Maio va sempre tenuto abbastanza monitorato, quindi stiamo gestendo le energie, anche perché ripeto, la settimana scorsa comunque mettendo insieme l'assenza di Collins e le tre partite è stata una settimana che è andata a scavare molto nel, voglio dire, nel serbatoio delle energie della squadra. Quindi in questa settimana stiamo lavorando abbastanza sulla brillantezza, perché abbiamo bisogno di non sovraccaricarli troppo, anche perché, voglio dire, abbiamo questa trasferta di Avellino e poi abbiamo a seguire una partita casalinga molto importante, quindi dobbiamo centellinare e ragionare bene su come gestire le energie. Ma in questo ovviamente l'esperienza di Charlie e la sapienza del professor Colombini sono una garanzia. Manuel, si è parlato di Kudlacek, che per adesso si è soltanto unito alla squadra per dare una mano negli allenamenti. Evidentemente gli addetti ai lavori ci stanno pensando, ma secondo te è lui che potrebbe mancare nel telaio della Sutor, o forse manca qualche altro tipo di giocatore? Ma sicuramente un cambio per Maio è necessario a questa squadra, un cambio di livello. Però, ripeto, come ho già detto prima, secondo me la mancanza di un 3 fisico ovviamente si farà sentire, scusate, nel corso si è fatta sentire nelle ultime partite e rischia di farsi sentire anche in futuro. E l'opzione che abbiamo visto in campo in parte è quella che già abbiamo visto lo scorso anno di Mazzola, che ovviamente viene, per le sue caratteristiche, è stato un po' riproposto nel ruolo di 3, di ala piccola. Diciamo che l'anno scorso forse lo era stato più perché c'erano troppi lunghi squadra. Quest'anno questa necessità di spostarlo nel ruolo a 3 ovviamente c'è per la mancanza di un giocatore titolare, però non vorremmo che il risultato fosse quello dello scorso anno. Lo scorso anno abbiamo visto Mazzola in difficoltà in quel ruolo, secondo me, e questo lo ha anche condizionato dopo una stagione molto importante, quella di 2 anni fa. E dato che comunque Mazzola in questo momento sta giocando molto bene, cioè è tornato a guadagnarsi minuti, è un lottatore che comunque in campo serve e che porta anche i suoi punti quando riesce a giocare con continuità, dobbiamo capire cosa vorrà fare il coach sul suo utilizzo. Diciamo, è rischiosa come soluzione quella di non inserire nessuno, secondo me, per il risultato che abbiamo visto lo scorso anno. Però è sicuramente un giocatore che quando scende in campo dà sempre il 100%, e anche questo conti in una squadra, diciamo, molto unita e coesa come è stata la Sutor nelle ultime 3 partite.
Stefano, parliamo di Mazzola, quindi parliamo delle, brutta parola però, bisogna usarla, le seconde linee, cioè quelli che escono dalla panchina, che però spesso e volentieri sono importanti, non possiamo dire decisive, ma importanti. Ad esempio Campani mi sembra che abbia fatto un'ottima prestazione a Cantù. No, sono assolutamente decisivi, non importanti, assolutamente decisivi. Per quanto riguarda il discorso di Valerio, non è Valerio che giocherà da ala piccola se dovessimo, quando ci troveremo a giocare con i tre lunghi, sarà sicuramente Sakic, perché per caratteristiche è più adatto. Valerio sta facendo molto bene nel suo ruolo, che è quello di ala grande, ha fatto molto bene tamponando il recupero di Campani e le difficoltà di Sakic anche giocando da numero 5, che è un ruolo nel quale la sua dinamicità riesce a mettere spesso in difficoltà gli avversari, quindi sta andando benissimo, continuerà a giostrare in questo ruolo. La necessità di giocare con i tre lunghi è data dal fatto che, come dicevo prima, gli allenatori devono mettere a frutto le risorse che hanno. Quindi se in questo momento, questa è la squadra che abbiamo in questo momento, e giustamente Charlie con la sua esperienza cerca di vedere dove può andare a trovare minuti per tutti, dove può andare soprattutto a trovare quel minimo di minutaggio che può servire a salvaguardare il sovrautilizzo di alcuni giocatori che poi, se utilizzati troppo nei finali di partita, rischiano di andare in difficoltà. La problematica dell'assenza di Collins, siccome Collins era un giocatore molto particolare, è che chiaramente ci lascia scoperti in due ruoli, perché Collins era contemporaneamente il supporto di Maio e l'ala piccola di Fisico. Era stata una scelta, un giocatore particolare, quindi è chiaro che teoricamente Collins come lo sostituisci con due giocatori, che non è una cosa molto semplice in questo momento da fare per quella che è la situazione della Sutter. Quindi vedremo, ovviamente il mercato è nelle mani della nostra dirigenza, il nostro lavoro è allenare al meglio i giocatori che abbiamo e dai giocatori che abbiamo tirar fuori il massimo. Bene, ultima piccola pausa per noi, restate con noi.